amici di Telemolise, benvenuti ad una nuova puntata di Viaggio in Molise. Oggi siamo a Campobasso, al liceo linguistico, in occasione dell'Open Day. Se siete curiosi di conoscere da vicino l'offerta formativa di questa scuola, restate con noi. Donato Mastrogiorgio, docente di spagnolo, oggi l'Open Day al liceo linguistico, presentiamo un po' l'istituto. Allora, il nostro liceo linguistico è un liceo linguistico Sandro Pertini di Campobasso, ci troviamo alle spalle del conservatorio di Campobasso e, come dicevo prima, è un liceo linguistico, quindi si studiano soprattutto le lingue straniere. Le lingue studiate presso il nostro liceo linguistico sono l'inglese, francese, tedesco e spagnolo come discipline curriculare, quindi offriamo l'opzione di poter scegliere la terza lingua e inoltre abbiamo un'offerta formativa in quanto già dal primo anno come attività non curriculare nel pomeriggio insegniamo anche insieme con docenti universitari e di madrelingua il cinese e la lingua araba, con l'obiettivo sempre di conseguire la certificazione linguistica anche per queste lingue. Ad una metodologia didattica classica è affiancata quella laboratoriale. Certo, noi per esempio come scuola abbiamo molti strumenti, nel senso che adesso abbiamo un buon laboratorio linguistico e abbiamo molte aule multimediali e inoltre abbiamo anche, per quanto riguarda il liceo linguistico, abbiamo la possibilità, dovere anche, no? È obbligatorio, abbiamo un docente di madrelingua per ogni lingua, cioè per l'inglese, e un'ora alla settimana in aula o in laboratorio ci sono il docente curriculare più il docente di madrelingua e quindi si crea, diciamo, una lezione diversa, una lezione nella quale si sviluppa soprattutto l'aspetto comunicativo. Gli sbocchi professionali. Gli sbocchi professionali, essendo un liceo, diciamo, in più con la conoscenza delle lingue, tra l'altro voglio dire questo, che noi insistiamo che i nostri studenti, la maggior parte, debbano conseguire una certificazione linguistica, perché è quella che attesta da un ente esterno europeo, ufficiale, riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione, e queste certificazioni che permettano loro poi anche di inserirsi in qualsiasi ambito di lavoro, proprio come riconoscimento anche di punteggio in graduatorie e concorsi. Da una ricerca fatta da Edoscopio, che è un'istituzione della Fondazione Agnelli, vediamo che i nostri studenti che sono usciti da questo liceo linguistico, il Pertini, molti hanno fatto un 40, adesso ricordo le cifre, un 43% hanno, diciamo, continuato gli studi in ambito umanistico, un 30% hanno continuato gli studi in ambito economico giuridico, abbiamo un 5% che hanno fatto in campo scientifico e un 3% perché abbiamo avuto studenti che hanno superato il test di medicina e sono rientrati a fare il percorso in ambito medico. Perché questo? Perché diciamo che le competenze di base in ambito scientifico, anche essendo un liceo, vengono date anche a tutti gli studenti. In più ci sono queste lingue straniere che permettono poi di andare anche all'estero. Noi abbiamo avuto 3 studenti, per esempio, che si sono iscritti. Uno si è andato a studiare odontoiatria a Madrid, un altro studente è andato a fare linguistica applicata a Montpellier in Francia e altri sono andati anche in Spagna a fare altri percorsi in ambito linguistico, diciamo. Quindi permette anche loro di muoversi, andare a studiare, iscriversi in un'università europea per quanto riguarda il percorso. Il futuro, poi ognuno, più lingue si sanno, penso che più opportunità ci sono. Quindi. Ecco, infatti l'importanza di conoscere le lingue straniere oggi. E oggi? Oggi o sempre, non so, penso che da sempre, però oggi diciamo che è un valore aggiunto. Leggevo sulla Repubblica una ricerca fatta da un'università statunitense dove si diceva che
e gli analfabeti di ieri erano le persone che non sapevano leggere né scrivere, gli analfabeti del XXI secolo sono le persone che parlano la propria lingua e non sanno usare le nuove tecnologie. Quindi credo che oggi sia obbligatorio sapere l'inglese soprattutto e almeno un paio di un'altra lingua, quindi tre lingue, la propria lingua, l'inglese e un'altra lingua sia obbligatorio per tutti, per comunicare, per viaggiare, per inserirsi, per muoversi, soprattutto in Europa. Silvia Paolo, docente di francese, un progetto su cui la scuola punta molto, su cui il liceo linguistico punta molto, è il programma Erasmus. Sì, noi quest'anno abbiamo 5 progetti Erasmus approvati dall'Agenzia Nazionale, di cui 2 gestiti direttamente da noi, liceo linguistico. Gli altri 3 comunque restano nel Pertini, però 2 li gestiamo noi. Che cos'è un programma Erasmus? Un programma Erasmus è tecnicamente si chiamano partenariati strategici, che è un po' una definizione un po' così, un po' tecnica, un po' per addetti ai lavori. In parole povere sono 5 paesi dell'Unione Europea più la Turchia che collaborano nell'elaborazione di un progetto comune. Si lavora su parole chiave di questi tempi, la tolleranza, i rifugiati e così via, lavoro, giovani, quelle sono le parole chiave in genere dei programmi. In parole povere cosa succede? Nell'arco di 48 mesi, che è l'arco di tempo sul quale si svolge un programma Erasmus, docenti e studenti a piccoli gruppi si spostano nei paesi parte partner di quel progetto. In parole povere, noi per esempio nel progetto Tolerance, Our Common Language, siamo gemellati con Portogallo, Romania, Lituania, Turchia e ogni 2-3 mesi ci spostiamo, 2 docenti accompagnano 5-6 studenti, ci spostiamo in uno di questi paesi e i ragazzi soggiornano presso le famiglie degli studenti, lavorano insieme la mattina nell'istituto scolastico referente del progetto e il pomeriggio di norma è consacrato alle visite culturali. I ragazzi come rispondono a questo tipo di proposte? Di norma molto bene, anche le famiglie. Noi abbiamo ragazzi molto molto giovani, per esempio in questo progetto che ho nominato, Tolerance, sono coinvolti ragazzi molto giovani del secondo liceo linguistico. Nell'altro, Refugees, invece sono coinvolti i ragazzi di una quarta liceo linguistico. Rispondono molto bene, sono molto contenti ed entusiasti, si gasano, tra virgolette, come dicono loro, si gasano al pensiero di viaggiare e viaggiano molto volentieri. E le famiglie si fidano di noi, si fidano dell'Europa, li mandano. Noi vi ringraziamo per essere stati in nostra compagnia, vi diamo appuntamento al prossimo viaggio. Vi ricordiamo che potete seguirci al canale 11 di Telemolise 96 in Abruzzo, 880 nel Lazio. Potete rivedere tutte le nostre puntate collegandovi al sito internet www.telemolise.com.